Il cielo di marzo è dominato dalla figura del leone e dall'asterismo del grande carro. Orione e Cane Maggiore sono sempre più basse sull'orizzonte, sostituite a sud dalla costellazione del Leone, la cui presenza indica l'arrivo prossimo della primavera, e dall'Idra, quest'ultima tanto grande quanto poco appariscente. Ad est sono evidenti due stelle luminose. Una dal colore rosso-arancio è Arturo, nella costellazione del Bote, e più a sud spicca, la stella più brillante della Vergine. Queste due stelle, insieme con Denebola, costituiscono l'asterismo del triangolo di primavera. A nord, il grande carro si mostra a pochi gradi dallo zenit. Sempre osservabili, basse sull'orizzonte nord, le due figure di Cefeo e Cassiopea. Parlando del grande carro, non si può non menzionare la galassia M101, nota anche come galassia Girandola. È una galassia spirale che fu scoperta nel 1781 da Charles Messier e da Pierre Méchain. William Herschel fu il primo a osservare delle piccole macchie circondare la galassia. In realtà sono dei frammenti dei bracci a spirale. Verso ovest dominano ancora le figure di Orione e dei Gemelli, la stella Sirio e la costellazione del Toro. Nei Gemelli è possibile osservare M35, un brillante ammasso aperto. Grazie alla sua vicinanza all'eclittica, è ben visibile da entrambi gli emisferi. Osservando il cielo oltre le prime ore della notte, sarà visibile a nord-est la brillante stella Vega, che dominerà i prossimi mesi estivi ed inizi autunnali. Possiamo osservare Giove per buona parte della serata e nel corso della prima parte della notte, mentre scende a sud-ovest fino al suo tramonto. Giove è ancora l'astro più brillante della sera e possiamo ammirarlo nella costellazione del Toro. Il 24 marzo si troverà a soli 5 gradi dalla luminosa Aldebaran. Saturno anticipa sempre più il proprio sorgere. A inizio mese, già intorno alla mezzanotte, appare sull'orizzonte orientale, mentre a fine mese sorge attorno alle 22. Saturno si trova nella costellazione della Bilancia. Marte continua a sfiorare l'orizzonte occidentale, senza tuttavia scomparire del tutto dal cielo serale. È comunque così basso sull'orizzonte da essere quasi impercettibile tra le luci del crepuscolo. Mercurio sarà in congiunzione con il Sole ad inizio mese ed è quindi inosservabile fino alla metà di marzo. Il 31 raggiungerà la massima elongazione ovest e sarà osservabile circa un'ora prima dell'alba. Nella seconda metà di marzo potremo osservare abbastanza bene la cometa Pan-STARRS. Il 10 del mese passerà al perielio a circa 50 milioni di chilometri dal Sole. Potremo osservarla, se manterrà le promesse, al tramonto verso ovest. Nelle settimane seguenti si vedrà sempre più a lungo, ma, allontanandosi dal Sole, tenderà a diminuire la propria luminosità.